Dovevo andare a liberare i campi. Tanto mettiamo pure questo farò almeno quando mi moriamo. Ma qual è più vicino? Quello più vicino? Questo qua. Intanto noi... Bene, posso usarla. Uno è andato. Ah no, ce ne manca un altro. In avanti. Dove si gioca il vampiro qualcosa. Prima sprecavo la vita bevendo e combattendo. Ora servo l'ombra. Vedo qualcosa. Andiamo verso di là. Vediamo cosa c'è qua. Ci piante. Ok. Questo non va. Già verso di qua. Dov'è il fallo? Ecco. Ma... Oddio, io quelli non l'ho visti. Fammi mettere il falò qua che almeno... Allora... Hanno pure un po' di cure qua, credo che sia una cura. Sì.
Su, andatevene. Dannazione, uomo a terra. Questo è morto. Mi presento, sono Loki. Attenderò il segnale. Bene, va bene, dai. Ho fatto più un colpo, anzi. Questo turno mi sono quasi consumato gli stivali. Dannazione! Facendo compiti da cercatrice, vero? Oh, di certo non puoi dirlo. La dea ti benedica, allora. La vedetta! Vediamo un po' di raggiungere il punto più alto della torre. Presto. I campi non sono più un problema. Ora il cerchio di metallo. Le sue alte mura difendono il nemico. Dovremmo arrampicarci in alto. Col rischio di essere attaccati. Ho un'altra idea. La loro base ha punti deboli. Lascia che vada io e li sfrutterò. Se ci riuscirò, farò un buco nelle mura grande abbastanza da far entrare l'intero squadrone. Può funzionare, sempre che io possa venire. Un capoguerra dovrebbe essere lieto che due frecce fremano per essere scoccate. Sì, Varl. Vai con Aloy come suo compagno, ma... stai attento. Certo, capoguerra. Lo farò. Andate.
Aspettiamo il segnale. E andremo. Seguiamo Varna. Ce l'hai davvero un piano? Mi hai seguito fin qui, perfino nelle rovine. Pensavo ti fidassi di me. Mi fido. Come sai che la base ha dei punti deboli? Pazienza, dai. Lo scoprirai presto. Ma... Quello a destra. L'usurpatore Avada ha indebolito la nostra tribù. Io penso a quello a sinistra. La battaglia! Easy. Laggiù. Vedi quel rifugio coperto? Li hai visti quei corruttori? Concentrati, no. Varna. Quel rifugio è pieno di vampa. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Se ci riuscissi senza fare rumore sarebbe più facile. Questo è il problema. Non fare rumore. Allora, vicino. Quello si avvicina là. Vai. Mi hanno visto. Devo raggiungere subito quella vampa. Mi sa tanto che non devo fare così. Devo dare fuoco a quella vampa e in fretta. Un dono dall'occhio! Dove cazzo devo fare la vampa? Da qui dovrei riuscire a colpire la vampa. Ok. Ci sono riuscito. Non l'avevo capito prima. Oh!
Madre, osserva la nostra vittoria. Questo debito è stato ripagato. Ricordate questo giorno, audaci Nora. Dalle labbra alle orecchie della dea. Sì, ricordatelo. Sium. Prepariamoci a lasciare questo posto. Lasciate lance e frecce a riposare nei corpi dei caduti. Sono maledetti come queste rovine. Non so. Ok, capito. Aloy, dobbiamo parlare. Mi serve la tua totale attenzione. C'è un falò a sud del cerchio di metallo. Raggiungilo e aspettami là. Mi chiedevo quando ti saresti fatto vivo. Ci aggiorniamo. Aloy, l'ultima volta che abbiamo parlato... Mi ricordo. Le rovine di Zero Dawn sono sotto Tramonto, la capitale dei Cargia delle Ombre. Ma la città è piena di agenti dell'Eclissi. Se mi vedessero, mi vedrebbe anche Ade, tramite i loro focus. E in un attimo avrei addosso un intero esercito. Allora posso distruggere la rete dei loro focus o no? Sì, puoi farlo. Lo sapevo già, ma come? Invio i dati della posizione sul tuo focus. Quando sarai vicina, ti ricontatterò. Ehi, mi prendi in giro, ancora! Sul serio? Sono dovuta venire fin qui solo per questo. Oh, cavolo, sbaglio a cliccare. Andiamo alla Silence. La preparerò più tardi. L'ho presa la vampa? Non so se l'ho presa. Dai, no. Qua sopra, mi stavo dicendo? Cazzo, ci salgo io qua sopra. Ecco gli appigli, proprio dove mi aveva detto. Mi hai sentito, Silence? No, il tuo è proprio un nome azzeccato. No, stavo qui. Bene, siediti vicino al falò e faremo una chiacchierata. Carino da parte tua farti vedere. Il nostro obiettivo è distruggere la rete dei focus. Già, dimmi la parte che non so. Come? Dovrai infiltrarti nella base principale dell'Eclissi. Cosa? Esatto. Per tua fortuna ti ho portato fino alla strada alternativa, attraverso quella spaccatura. Raggiunta la base, vedrai l'obiettivo. Un collo lungo fatiscente che è stato ampiamente modificato. Scala il collo lungo. Impiantato nel suo disco troverai una specie di mo... Quindi facevi parte dell'Eclissi? Io non ho mai fatto parte di niente. Servo solo i miei interessi, sempre. Ma è vero che ho aiutato l'Eclissi prima che percepissi la minaccia. È stato un errore e faccio il possibile per rimediare. Che genere di aiuto hai dato? Raggiungi la spaccatura, Aloy. Hai cose più importanti a cui pensare che fare domande. Ma... scusate ragazzi, un attimo che ne sono, 15:48.
non si potrebbe abbassare, dai. Allora, sì, basta questo, come il club sarebbe tipo 50 minuti di video, però va bene. Niente ragazzi, noi ci fermiamo qui e ci vediamo domani con la 15ª puntata, ovvero l'infiltrazione della base degli Eclissi. Bella ragazzi.